Siamo agli inizi degli anni 70, una raggiante Catania, come qualcuno successivamente poi ha cantato. O forse lo era negli occhi di un giovane studente universitario. Sicuramente era un'epoca di inconsapevole spensieratezza e di grandi accadimenti, che alla luce dei 40 anni trascorsi riporta Nino a rianalizzare quel pezzo di vita con gli occhi però e l'esperienza di un giudice di un lungo corso. È tutta colpa di Ornella ed è il romanzo di Carmelo Petralia, già magistrato e adesso novello scrittore, Altro Mondo editore. È con lui che parleremo oggi dalla parte del libro, per cui benvenuti e ciao e dopo la sigla. Amici di Globus, buonasera e benvenuti ancora una volta dalla parte del libro, la vostra fedele vetrina di grandi novità letterarie, ma tante tante passioni culturali. Oggi parliamo di Catania, parliamo di una Catania negli anni 70, una Catania, appunto una raggiante Catania, ma soprattutto vista dagli occhi di un giovane studente universitario che poi per tante ragioni della vita si troverà a ricordare e a rianalizzare un po' quelli che sono stati gli accadimenti nel 69, poi nell'87 e poi nel 2008 per arrivare alla decisione, appunto al finale nel 2019. Ecco, sono quattro passaggi molto importanti, ma che naturalmente ci faremo spiegare dall'autore del libro che è insieme qui con noi, è Carmelo Petralia. Ciao buonasera, Carmelo. Buonasera, ciao. Grazie di essere con noi. Allora, Tutta colpa di Ornella. È uno di quei libri, secondo me, molto introspettivi, molto che raccontano, però, secondo me, anche si raccontano. Nel senso che io credo che comunque c'è molto di tuo, forse non so se di vissuto, ma molto di sentito. Beh, certamente chi ha un dato anagrafico simile al mio, certamente. Li porti molto bene. Ha delle esperienze, credo, abbastanza comuni, quindi anche Nino ha delle esperienze che possono in qualche misura essere state anche le mie o quelle dei nostri coetanei, quelle vissute tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, perché quello è stato un passaggio, quel passaggio di decennio è stato un passaggio epocale, siamo passati realmente da una realtà che era ancora legata a modi, costumi, modi di pensare molto molto datati, quelli diciamo da metà secolo e forse anche certo. Prima, ad una realtà che poi è stata quella che ha dato il via alla nostra società di oggi. Insomma, la mia generazione, vado forse per sintesi, è stata abbastanza fortunata perché ho potuto vivere la prima parte e poi anche questo è quello che diciamo noi della nostra generazione. Beh, sì, pure, sì, no? Perché diciamo siamo abbastanza vicini, tu hai qualche annetto in più, ma comunque siamo abbastanza vicini. Perché è vero che forse la nostra generazione ha vissuto la semplicità di certe emozioni rispetto alla complessità del vivere di oggi. Complessità del vivere di oggi sicuramente. Assolutamente, cioè, quella la realtà oggi del terzo millennio, anzi addirittura degli anni 20 del terzo millennio è estremamente variegata e complessa, non è minimamente uniformabile a quella che so degli anni 70, anche degli stessi anni 80, molto decantati tra l'altro. Certo, che è stata anche musicalmente. Certo, ma infatti nel tuo libro secondo me è bello perché comunque per una persona della mia età che ha vissuto un po' meno forse gli anni 70, ma sicuramente gli anni 70, gli anni 80, fine agli anni 70, gli anni 80. Ricorda, tu per esempio citi, mi piace moltissimo quando tu
fai una descrizione del telefono, il famoso telefono che è ancora bello lì fisso. Era bellissimo. Esatto. E poi magari lui ne prende uno che era un po' più moderno, ma non era il caso. Era, esatto. O anche dell'Oden, che era il simbolo un po' di quegli anni. Ecco, tu nella tua scrittura, questo devo dire, è molto minuziosa, molto ben descrittiva. È sempre abbastanza fluida. C'erano tre simboli, mi sembra, ci stai portando. Per una certa categoria di pensiero c'era l'Eschimo, il Loden e il giubbotto di Ren. E il giubbotto. Ecco, posso mettere anche una quarta? La 500. La 500, sì. La 500 era la macchina del presalario. Sì, per molti era la macchina del presalario, comunque era sicuramente una cosa su cui abbiamo vissuto, abbiamo abitato, si può dire. Sembra oggi se la confronti ad una Smart, che la intendiamo come una delle più piccole auto di oggi, la 500 è un microbo, cioè la Smart è un gigante, eppure ma secondo me c'è anche, esatto, ma più che altro appunto rappresentava anche qualcosa, cioè mentre la Smart oggi, stiamo facendo anche forse un po' di pubblicità che non dovremmo fare, però sono macchine che sono automobili che comunque hanno una certa praticità, cioè se vengono per la città, per questo. La 500 era invece un modo di vivere, era proprio perché nel tuo libro tu parli anche della Fulvia, che già era una macchina come si deve, parli delle prime Yaris, parli delle... stiamo facendo un bel po' di pubblicità, ma siamo così. Nel tuo libro ci sono, per cui... dico, ecco, secondo me, e tu lo metti anche nella copertina, appunto la 500. Cioè ma è la vera protagonista. Sì, cioè, se c'è una che non è cambiata per tutto, il racconto, forse è proprio la 500. E infatti ti volevo portare proprio lì, perché tu... in un primo momento sono andato anche un po' di confusione, perché quando tu parli di tutta colpa di Ornella e metti la 500, pensavo che fosse il nome della macchina a cui... Invece no, perché c'è un altro, leitmotiv nel tuo racconto, che è quello della musica, la musica degli anni 70, parli di Sergio Endrigo, parli di Ornella Vanoni, parli di tanti artisti che in quel periodo hanno seguito un po' la vita delle persone. Sì, era insomma, intanto dobbiamo calarci nel fatto che stiamo parlando di una storia che per la sua maggiore estensione si svolge tra ragazzi, ventenni, così, quindi è ovvio che la componente musicale fosse importante. Era una parte importante della nostra vita ed era anche molto condivisa, non c'erano i fan di un certo tipo di musica o di un altro, c'era una larga piattaforma di condivisa dal punto di vista musicale per chi aveva questa, diciamo, la generazione, l'età di Nino all'epoca di questo racconto. Certo, perché lui ha compiuto nel 69, nel 70 compie i 19 anni. Dunque, lui devo ricordare pure io, comunque nel 69 compie i 19 anni. E quindi diventa praticamente... entra in una nuova stagione che non inizia in realtà a 18, ma iniziò per lui a 19 anni. Infatti, proprio nel... Così, un'illuminazione, chiamiamola. Anche perché poi il tuo libro, si parla appunto di questo ragazzo che conduce tutto sommato la sua vita da studente universitario, un ragazzo normalissimo, lo chiamano anche un po' il filosofo, perché aveva questo atteggiamento proprio da bravo ragazzo, da uno molto in gamba e così via. E il suo ambiente naturale sono i suoi amici, tra cui c'è anche, per esempio, la Renata R, che è un po', secondo me, il caronte in certe situazioni che lui viene a trovarsi. Sì. E poi diventa anche un po' anche il tramite nel 1986, quando praticamente succede, c'è un omicidio di un personaggio anche noto qui a Catania, nella nostra Catania, e quindi diventa anche lei lì il tramite per i ricordi su quella... Sì, l'hai definito perfettamente, cioè, mi è piaciuta molto questa definizione, te ne sono grato, cioè il caronte, perché è il veicolo di comunicazione
tra il mondo abbastanza pigro, borghese, con, diciamo, con esperienze molto, molto non limitate, ma comunque concentrate in un certo ambito anche sociale, certo, culturale, di Nino, con mondi diversi, cioè da, da quello appunto di, chiamiamolo così, della, di una certa forma di criminalità catanese che allora era in fase così embrionale, poi infatti io non, ne vedremo dopo, esatto, poi diventerà, di però io non lo vedo nel libro come tu lo presenti, non è un problema della criminalità, è proprio un modo di vivere completamente diverso, infatti tu dai a lui la doppia nazionalità, certo. Perché praticamente, ecco, non è tanto il fatto che allora, il centro storico da noi a Catania è stato sempre considerato un po' diciamo un altro mondo dove le regole possono esistere molto meno, dove oggi diventa un po' come in tantissime altre città un centro di movida, un centro di, anche di turismo e così via. Allora negli anni 70 era molto marcata la divisione tra le due città, era molto molto evidente. E così c'era chi, come qualcuno dei protagonisti o comunque dei personaggi di questo racconto, aveva la doppia cittadinanza, la nazionalità, e quindi ma la maggior parte vivevano, e qua mi ci metto anch'io perché non c'entro molto con Nino in questo caso, vivevano ciascuno nel proprio paese, nella propria nazione. Insomma, Catania non era la grande città, allora aveva più di 400.000 abitanti, e poi ovviamente è andata decrescendo perché c'è stato lo spostamento nei centri vicini. Ma di quei 400.000 abitanti della fine degli anni 60, primi anni 70, eravamo 100.000 quelli che ci conoscevamo, gli altri, certo, 100.000 era in un'altra parte. Infatti ci conoscevamo tutti. Sì, ma infatti, cioè, posso confessarti una cosa, che nel momento in cui io ho letto il libro e un po' diciamo conoscendo anche l'autore, sono andato un po' anche a cercare, a capire se quanto ci potesse essere di autobiografico e quanto invece era frutto di fantasia. Allora io ho visto che comunque nella scrittura, cioè tu sei molto, per alcuni aspetti anche molto poetico. Cioè, quindi non hai, non nel senso poetico, non nel senso della poesia e della lirica, però hai questa scrittura molto leggera, molto descrittiva, ma comunque leggera, cioè nel senso fluida. Però dall'altra parte il personaggio, appunto, poi soprattutto dopo diventa un magistrato, per cui hai per esempio il rapporto con il maggiore toscano, che poi diventerà colonnello. Ecco, è un rapporto che è sia tra l'amicizia e quindi tra l'umanità, ma c'è sempre comunque questa, chiamiamola, formalità legata al lavoro. Per questo ho pensato, dico, qualcosa di autobiografico. Sì, ci sono ovviamente molti momenti anche di esperienze mie di vita. Il rapporto allora Nino era pubblico ministero, quindi aveva questo rapporto con alcuni ufficiali di polizia giudiziaria che qua e là si andava manifestando anche in vere e proprie forme di amicizia. A me quello che è piaciuto è quando tu, che penso succeda veramente, chi arriva prima nel caso di un omicidio, chi deve prendere la... Questa era, ritengo sia tuttora la regola. Bellissimo. Parliamo un po' di Nino. Nino io lo vedo come un ragazzo, appunto un bravissimo ragazzo, una persona che si è sempre mantenuta all'interno di quel modo di vivere che dicevi tu, quasi borghese, sapeva che doveva fare quelle cose, Renata che era questa donna palermitana, per cui aveva un accento un po' particolare, ma che comunque era molto più sfrontata rispetto a lui, no? E lui aveva quasi una... per il premio finale la sera stava a attenderla, sì, cioè veramente tante ore. Ecco, però poi alla fine, cioè, c'è un momento in cui, non lo so, cambia completamente, cioè cerca di raggiungere il sogno della sua vita, ma nel momento in cui stava per acchiappare quel sogno, c'è qualcosa che lo fa completamente cambiare direzione. Sì. E per questa cosa viene anche a condannato un po' dai suoi amici, anche se poi naturalmente lo assolvono. E
vedo che nella scrittura anche tu comunque un po' lo assolvi, perché dai una spiegazione di quell'evento, di quel modo di pensare, di quel modo di agire. Ma probabilmente c'è qualcosa così che un po' ha condizionato anche il mio modo di pensare, ma sono anche vecchie letture o altro. Cioè, le cose, il momento più bello molto spesso è quello dell'attesa, che non quello della realizzazione di un desiderio, di un sogno, di un'aspettativa. Questo forse un po' banalizza tutta la vicenda, però se vogliamo banalizzarla, no, ma non funziona, potrei dirlo, no? Io per primo proprio potrei dire che se ne ricava questo tipo di morale. E il fatto è che giungere a concretizzare un sogno a 19 anni è una cosa talmente banale che tu puoi sempre dire: ma io posso rinviarlo questo, lo posso rinviare fra 6 mesi, fra 1 anno, fra 10 anni, e poi ti accorgi che invece rinviando c'è un intransigente timer, dico io. Ma infatti è questo, che ti dice, me, questo no, è il messaggio. No, ragazzo, scusami, il tempo è scaduto. Esatto, e secondo me è questo proprio il messaggio che viene fuori, cioè a volte noi abbiamo la sensazione di poter comunque recuperare sempre, e invece ci sono dei momenti per in cui... Per tutto c'è sempre tempo, questo era... sì, infatti... Il modo di pensare di Nino, in qualche modo, forse anche mio, che ma tuttora, forse di tutti i ventenni, che no? Tuttora mi viene rimproverato, ma è, vabbè, ognuno ha le... No, ma... può avere i suoi difetti, no, ma non, cioè... che difficilmente anche l'età riescono a cancellare. Quindi per te ancora oggi c'è... In qualche misura sì. No, questa è bella, perché non... Cioè... Viene molto contestato. Vabbè, è un modo di pensare, un modo di vivere la vita. Se comunque. Poi... Sì. Invece mi piacciono, mi sono piaciuti molto due personaggi che non sono proprio tra i protagonisti assoluti, ma secondo me sono invece... dei puntelli molto forti della storia. Sono due ragazze, una è Paoletta e l'altra è Jenny, che Paoletta nei confronti di Nino e Jenny nei confronti di Cecilia, che sarebbe appunto quest'altra, l'altra protagonista, sfortunata, bellissima ma molto sfortunata, che comunque secondo me rendono molto proprio, come si dice, il sostegno a loro. Tu li avevi pensati così, questi personaggi? Allora, Paoletta ha una sua, diciamo, una sua corrispondenza anche a personaggi, insomma, durante la mia lunga vita. Qualche Paoletta come quella descritta l'ho conosciuta, ho avuto la fortuna di conoscerla, e quindi è comunque un tipo... di ragazza relativamente abbastanza reale, presente e reale. Per quanto riguarda Benny è andata crescendo strada facendo, perché mi piaceva molto il nome. Ah. Avevo bisogno di... Che poi la fai diventare anche europarlamentare. Sì, poi la faccio diventare europarlamentare. Quindi, insomma, cioè, diventa... Meritava, perché, ripeto, mi piaceva il nome, allora dovevo costruire... Però devo dire strada che facendo è andata nel è cresciuta bene, sì, ma ecco, un'altra figura che mi ha ricordato molto le sensazioni che si avevano a 20 anni conoscendo le mamme dei coetanei, la mamma Meryl Monroe, cioè, che era praticamente, ecco, quindi no, devo dire che tutti i personaggi sono stati assolutamente molto delineati, ed è vero, cioè agli occhi del ventenne molte volte sono quelle le sensazioni che si hanno nel giro degli amici, ma anche appunto le persone che si incontrano anche... Senti, ma noi stiamo per andare... Mi ricordo, no, perché la storia di Marilyn Monroe, no, voglio dirlo così, è una storia vera. Lo immaginavo. No, ma quella è assolutamente vera. Il contesto territoriale è anche più o meno lo stesso, quel quartiere... che gli viene descritto, però mi venne raccontato proprio da questa signora una volta, che mi raccontava come si aveva conosciuto e come si era innamorato di suo marito quando aveva... Ah, quindi il fatto del nonno che veniva da pescare... Che sì, beh, più o meno quello poi ce l'ho costruito di sopra, però proprio l'ascensore... Ah, ecco. Ecco, l'ascensore con il determinante nella sua storia d'amore e poi anche in quelle successive, è un fatto vero. Ah,
Bello. No, perché mi ha colpito anche questa cosa dell'ascensore signorile, perché quel palazzo, cioè quell'appartamento... Palazzo per due terzi è di fantasia estrema, ma anche la città è un po' di fantasia, diciamoci la verità. Però, un po' di sogno, un po' sì, ecco, però io credo che quello sia una città magari onirica, come qualcuno l'ha definita, però anche molto spesso reale in quel periodo. Cioè, tu hai parlato di una città che per esempio a settembre più che altro era assolutamente vuota, si circolava bene, e tu, per uno che è di Catania, naturalmente vive la città, per cui riconosce anche i luoghi. È diversa, molto diversa oggi, però io credo che negli anni 70 quelle atmosfere c'erano. Quella città che si svuotava completamente. Assolutamente. Totalmente. Per chi vi restava o vi ritornava dopo la villeggiatura e ancora ne godeva un segmento, era un'esperienza bellissima. Non ti rendevi conto di come potesse veramente essere così vivibile. Diciamo che adesso rimane solo ad agosto questa cosa. Sì, però, ad agosto forse qualche giorno. Esatto. Dico, è un trend comunque che si è verificato un po' dappertutto. Senti, io, noi ti ripeto, la nostra era una veramente piccolissima... è una pillola, io amo definirla così, ma due domande te le devo fare. Abbiamo parlato di Cecilia è questa ragazza bellissima ma sfortunata per tutta una serie di motivi. Secondo te qual è il vero significato di questo personaggio? Perché mi ha colpito molto, perché dall'esterno poteva sembrare una persona molto algida, molto un po' amica di Renata, per cui è un po' come lei, ma invece poi era la più fragile, la più... Sì, si innamora forse lei in maniera veramente quasi totale. Probabilmente quella più innamorata era Cecilia, ma perché Cecilia era comunque più matura di Nino. Secondo me, ecco. Okay, poi alla fine nascono un po' un po' al 99% dalla mia fantasia. Quel tipo di esperienze comuni di vita che un po' tutti quanti possiamo aver avuto, quella più matura e quindi in condizioni, al di là dei problemi che poi ha avuto, ma in condizioni di poter elaborare già a 20 anni un sentimento più forte, era lei. Anzi, io da quello che ho immaginato, più ricercato rispetto a quello di Nino. Sì. Nino era molto più... estemporaneo, sì, lei invece proprio... No, più ricercato, più intimo, meno... Vabbè, anche Nino aveva difficoltà a cercare di esternare, di comunicarlo agli altri, perché a un certo punto lui sta scoppiando dal bisogno di raccontarlo a qualcuno, e intanto nessuno gli dà conto, perché sì, poi Nino aveva i suoi problemi, lo racconto ad un amico e quello gli risponde parlando degli arancini. Esatto, sì. C'è un richiamo, un tuo amico sicuramente, esatto, comunque, non è la prima volta che qualcuno vi dice che ci sono le citazioni nei propri amici, anche a me è capitato. Senti, l'ultimissima domanda, perché credo che un libro del genere possa essere, secondo me, utile soprattutto per i giovani, per poter capire un po' quali erano le atmosfere degli anni 70 e dei genitori, che noi siamo sempre vecchietti rispetto a loro, no? Ci vedono sempre così. Ma appunto si è avuti anche 20 anni. Ecco, oggi che differenza secondo te c'è tra un giovane degli anni 70 e uno di oggi? Enorme, abissale, diciamo, perché il ragazzo, diciamo anche il ventenne di oggi, a parte che oggi le generazioni hanno degli stacchi al loro interno che non sono più quelle dei 10 anni o dei 20 anni, sono di 2 o 3 anni a certo. Quei tempi, ma sono quelle dei 5 anni, dei 2 anni, insomma, c'è tutta una categorizzazione con varie lettere, esatto. Quindi, sì, okay. E già tu pensa che questo rende difficilmente comunicabili le esperienze tra chi ha 16 anni e chi ne ha 20, sono mondi molto, molto distanti già l'uno dall'altro. Hanno un patrimonio enorme di conoscenze, di perlomeno potenziali. Esatto, potenziali. Potenziali.
e quindi probabilmente hanno poco meno di curiosità, cioè, eccezionalmente io non vedo, magari perché mi capita, certo, di parlare con qualche ragazzo così quindicenne, insomma adolescente oggi, è raro che abbiano quel livello di curiosità dell'inesplorato, hanno curiosità dell'esplorabile, ma che possa esserci anche qualcosa di non esplorato, di non esplorabile. In maniera così immediata, che appunto forse anche il modo... Tendono ad escluderlo. Certo, mi piace questa cosa. Senti, io l'unica cosa che a questo punto ti posso chiedere, sulla tua biografia te l'ho chiesto, ma sul tuo modo di scrivere, quanto ha influito il fatto che tu fossi un magistrato, cioè, proprio sulla scrittura? Allora, il discorso è questo, che a me la scrittura per qualche motivo mi è venuta sempre facile, piacevole, e, non era mai un grande sacrificio, o meglio, noi magistrati dicevamo spesso, soprattutto i giudici, quando si doveva scrivere la sentenza importante, c'era proprio il tormento della motivazione. Ma il tormento della motivazione perché dovevi riuscire ad esporre concetti che molto spesso avevano una forte componente tecnica e contemporaneamente però adeguarli ai fatti concreti, alla quotidianità, molto spesso una quotidianità patologica, certo, dei fatti con cui ci confrontavamo. A me questo tormento della motivazione non mi veniva mai. E allora, nel senso che quando c'era, posso dire, adesso non mi autolodo, però racconto fatti personali, anche come procura, facevamo delle indagini eravamo più uno staff di colleghi, poi giunti alla fine, tutti avevamo dato un nostro contributo con gli interrogatori, con l'elaborazione di strategie e quant'altro, e poi, poi si doveva giungere prima o poi al momento determinante, quello di scrivere la richiesta di misure cautelari. Quando c'era da scrivere la richiesta di misure cautelari, per me era molto spesso potevano essere anche richieste di assoluzione, raramente, cioè, però poteva capitare, sto un po'. Sto un po' scherzando. Certo. Quello era il momento in cui io all'improvviso si verificava questo misterioso fatto, per cui proprio c'è un processo di sintesi per cui tutto quanto mi si concentrava e scrivevo facilmente. Ma allora questo tipo di esperienza, insomma, io praticamente ho passato 40 anni a scrivere e a occuparmi di cose che riguardavano però la patologia della società, purtroppo. Finito il periodo in cui lo dovevo fare questo per il mio lavoro, che ovviamente facevo con amore, con passione, che non rinnego, però era lavoro, ho potuto occuparmi, cioè utilizzare quegli stessi strumenti che erano il piacere dello scrivere, parlando di cose che... completamente diverse, il mondo dei sentimenti. Ma a questo punto, cioè, noi abbiamo parlato di Nino, abbiamo parlato della sua gioventù, ecco, il prossimo progetto, perché ci sarà a questo punto un prossimo. Il prossimo progetto, ti ho detto che il timer è molto. C'è sempre tempo, però è abbastanza complicato perché anche per. Cioè, sono lento. Ah, vabbè. La lentezza, l'ozio. Ho tantissime storie da raccontare, ma storie che proprio non hanno niente a che vedere con la mia vita precedente. Storie. Però quindi facciamo così, ci vuole facciamo così. Noi molto, speriamo molto, di essere, se guardi un attimo, ecco. Certo. Noi siamo qua, saremo qua anche nei prossimi anni, per cui nel momento in cui tu avrai il prossimo progetto pronto, vogliamo che venga qui e ce lo racconti di nuovo. Grazie. Va bene? Grazie. Io ti ringrazio tanto, veramente, perché è stata una bellissima puntata. Allora, oggi abbiamo parlato di Tutta colpa di Ornella con Carmelo Petralia, Altro Mondo Editore. È un libro che secondo me dà la possibilità veramente di capire com'era un po' gli anni 70 e gli anni precedenti.
e ci dà anche la possibilità di anche assaporare certe atmosfere che purtroppo per tanti motivi oggi non ci sono più. La settimana prossima avremo un altro ospite altrettanto interessante e importante. Per il momento, come sempre, posso dirvi grazie ancora di essere stati con noi e buona vita a tutti.